Nel 2010 ha partecipato come concorrente alla sesta edizione di Ballando delle Stelle su Rai 1, in coppia con la maestra di danza Tina Hoffman. Da settembre 2020 conduce con Daniele Baldini il programma Non mollare mai in onda su Radio 6. Docente di scienze motorie presso lo stesso Ateneo Romano dove ha conseguito la laurea. Tifoso della Lazio, nel 2019 ha ricevuto il collare d'oro al merito sportivo, la massima tra le onorificenze del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Ospite fisso delle trasmissioni TV, tra cui la domenica sportiva l'altra, il processo del lunedì su Rai Sport e il gol di notte condotta da Michele Plastino. Basta, giusto? Ok. Oggi qui con noi per il premio della carriera della categoria Sport, Stefano Pantano. Un applauso! Grazie, non si riceve un premio, è sempre un momento di grande emozione, di grande soddisfazione e ho sentito il discorso che ha fatto anche la mia amica Stella di emozionante e il miglioramento della società, delle persone può avvenire, anzi avviene anche e soprattutto grazie allo sport. Lo sport ci può aiutare tantissimo, noi ne sappiamo qualcosa perché chi fa sport fin dalla tenera età ha la fortuna di così di aver inculcati quei valori che poi ritrovi nella vita di tutti i giorni. Lo sport è anche il mio, che è uno sport di combattimento, insegnava il rispetto delle regole, il rispetto dell'avversario, la cultura della sconfitta, sapere che un avversario magari può essere più bravo in quel momento di noi, ma questo non ci deve assolutamente né abbattere né deprimere, anzi deve essere stimolo per migliorarsi sempre. E questo è un qualcosa che io consiglio anche ai giovanissimi che magari sport non lo fanno perché può aiutare molto. Oggi c'è io un bambino piccolo, insomma, vedo che soprattutto i giovanissimi hanno difficoltà ad accettare il successo, ad accettare l'interrogazione che va male, il dramma con la fidanzatina, cioè vivono tutto con estrema, con una tragedia. Lo sport invece ti aiuta molto da questo punto di vista a superare i momenti di difficoltà, a superare anche le sconfitte, a migliorarsi, soprattutto a crescere. Quindi credo che noi che abbiamo fatto sport abbiamo un dovere importante, quello di trasmettere proprio questi valori che abbiamo avuto la fortuna di imparare fin dalla tenera età. Quindi ci diamo un po' da fare da questo punto di vista del nostro piccolo. Ecco. Grazie.